Massacrato con 27 coltellate, strangolato per un contrasto sulla società che avrebbero ancora dovuto mettere in piedi. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Gianfranca Claudia Infantino, ha condannato a 12 anni di reclusione Giovanni Riggio, il palermitano di 30 anni reo confesso dell'omicidio del meccanico 41enne di Favara Giuseppe Mattina, avvenuto il 6 maggio del 2017. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dei contrasti di natura economica. Pare che i due fossero soci di un'attività di vendita di auto che ancora doveva essere formalizzata e avviata. L'omicidio è avvenuto proprio nell'officina della zona industriale di Agrigento. Riggio, dopo alcune ore, si è costituito in questura a Palermo e ha confessato il delitto. Il PM Simona Faga aveva chiesto la condanna a 30 anni. Il giudice ha contenuto di molto la pena perché, oltre alla riduzione d'un terzo prevista dal giudizio abbreviato, ha escluso l'aggravante della crudeltà e concesso le attenuanti generiche. Troppa clemenza, secondo i familiari che protestano, è una sentenza ingiusta, ha commentato l'avvocato Salvatore Cusumano, perché la vita di una persona, padre di un bambino, non può valere appena 12 anni. Francamente stento a capire come sia stato possibile concedere le attenuanti generiche a un uomo che ha commesso un omicidio con 27 coltellate. Il fatto che abbia chiesto scusa e l'eventualità peraltro poco provata che possa essere stato minacciato dalla vittima non sono di certo sufficienti per la concessione delle attenuanti generiche. Riggio in precedenza aveva chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee e ha nella sostanza ribadito la confessione, aggiungendo di essersi difeso. La moglie di Mattina, la vittima, ha dichiarato al termine della sentenza: così me l'hanno ammazzato un'altra volta.